Stanno sì, per lo so, ci sta andando, ci sta andando. Un saltevi avanti. Che Doom. Allora, stiamo un po' messi male a livello di cibo, quindi penso che iniziamo a fare una bella coltivazione. Prima di tutto ci serve un posto dove coltivare. Ci serve un posto vicino all'acqua e soprattutto ci servono i sacchi di terra, perché così possiamo mettere a coltivare un po' di roba. Prendiamo 10 sacchi, dovrebbero andare bene. Coltiviamo ad esempio... Andiamo a coltivare questi, che cosa sono? Non lo so, rape? Ok, andiamo rape rosse. Adesso andiamo vicino all'acqua e andiamo a coltivare. Perché vicino all'acqua? Perché dovremo prendere col secchio, caricare l'acqua e svuotarla sopra. All'inizio questo procedimento è manuale, dopo possiamo automatizzarlo come vogliamo e sarà molto interessante. Innanzitutto, primo step, piazziamo la terra. Piazziamo la terra, 5 di qua, poi ne piazziamo altri 5 sopra. Perfetto. E qua ci siamo, e adesso dobbiamo prendere il secchio e bagnare tutto il terreno prima di piazzarci le piante. Dopo magari lo possiamo fare ad esempio su nelle zone un pochino più nascoste, un pochino più protette, però per adesso diciamo ci arrangiamo. Una cosa che però mi sento di voler fare prima di continuare è costruire, non dico una recinzione, ma un qualcosa per tenere lontano e a bada i nemici, perché quando andremo a piantare la roba partirà una specie di allarme generale dove i robot hanno identificato che c'è una piantagione non autorizzata e sarà un raid da parte dei robot che vorranno distruggere questa piantagione. Per fortuna, se mi ricordo bene, non è molto difficile da combattere, però il fatto è che c'è, e quindi di conseguenza, dato che c'è, dobbiamo fare il possibile per difenderci senza perdere, perché poi distruggono le piante, quindi andandole a distruggere noi perdiamo tutto quello che abbiamo fatto. Non male che abbiamo preso la roccia, ne abbiamo tantissima, possiamo continuare a fare così. Mettiamo tipo una specie di porta dove possiamo passare solo noi, e adesso ci possiamo piazzare le nostre rape, quello che sono. E ora dobbiamo soltanto aspettare. Una volta che sarà terminato, allora possiamo recuperare i nostri frutti e così ripetere il ciclo. Ecco, come vi dicevo, adesso sopra è uscito un allarme, dice farming detected, non autorizzate. Abbiamo 11 ore e 47 minuti, in realtà sono 11 minuti e 40 secondi, dopodiché allo scadere di questo tempo arriveranno i robot per distruggere la piantagione. Ora, non so se effettivamente è scalare la forza di fuoco con cui ti attaccano, però se non vado errato e se non mi ricordo male, sì, e quindi in pratica bisogna stare molto attenti perché piantagioni troppo grandi potrebbero attirare davvero tanta attenzione. Però questa è una cosa che verificheremo bene nei prossimi episodi, perché non lo so per certo. Avrebbe senso una cosa del genere, però non lo so per certo. Sì. Benissimo, dai, abbiamo quasi finito. Tutti insieme. Ok, dai, ultimi due pezzi, siamo arrivati. Stacchiamo tutto, possiamo ritornare alla base. Oddio, non mi sale l'ultimo pezzo, che è quello di metallo, il più importante. Lo piazzeremo manualmente. Bene, abbiamo pulito il primo giacimento. Questi però mi sa che non respawnano, quindi se vogliamo prendere tante altre risorse dobbiamo andare a cercare altri giacimenti intorno al mondo. Che questo è il bello del gioco, esplorare. No, questa non è zona autorizzata. Ah, mi serviva pure una serpio, quindi bene così. Questo lo pezziamo qua. Ah, ho dovuto chiudere e riaprire un attimo il gioco perché effettivamente si era bloccato. E entrando nel gioco mi sono reso conto che la piantagione che avevo piazzato c'è ancora, ma non c'è nessun timer sopra, quindi aspettavo proprio con ansia l'arrivo dei robot, ma niente. Nel frattempo che lì continua a raffinare roba, andiamo a menare qualcuno qui vicino, perché vedo luci. Dato che sono uscito e rientrato per caso. Robot malefico qua? Sì, c'è sempre. Non è normale questa cosa. Benissimo. Andiamo a portare questo di là. Nel frattempo andiamo avanti veloce e andiamo a vedere come crescono le piante. Ecco, sono arrivati. Ed ecco. Meno male che ho fatto la pipa. Vabbè, era proporzionale, non era niente di complicato. E ancora ci vorrà un po'. Ah, comunque mi hanno fatto un buco qua sul muro.
E avanti veloce di nuovo, ed ecco qui, sono spuntate le piante ed è ripartito il timer. Una volta attaccato in pratica i robot, questi qua poi, diciamo, il counter si resetta perché vede delle piante che stanno crescendo e quindi in automatico i robot escono di testa. Oh, perfetto, sono maturate tutte quante, quindi tasto destro. Ah, basta fare così? Ah, figa. È immediata, insomma. Ha un sacco di semi pure. E a questo punto sarebbe anche il caso di allargarla. Mettiamo altri 10 di terra. Così diciamo che siamo a posto con un giro di coltivazione. Siamo a posto. Vediamo, ci siamo. Mettiamo prima le cose che non ci servono qui. Una volta piantati e una volta recuperati i frutti, si recuperano tantissimi semi. Infatti ne avevamo 20 e adesso ne abbiamo 31. Tantissimi. E la cosa buona è che con questa mod andiamo a mettere un macchinario che spreme i semi e dai semi genera oil. Oil che ci permette di produrre poi un sacco di carburante. In realtà poi se troviamo una pozza di petrolio non c'è tutto questo bisogno di utilizzare i semi, per carità. Però è un'alternativa. Una cosa invece che mi piacerebbe vedere è se questa mod introduce qualcosa per fare la colla molto più velocemente, perché è una rottura di scatole. Perfetto. E adesso dobbiamo recuperare l'acqua. Potete ben capire, è un po' una scocciatura farlo manualmente. Infatti poi ci sono le pompe d'acqua che permettono di fare il tutto in maniera estremamente più rapido. Perfetto, adesso ci piazziamo i semi. 5 minuti e poi vengono ad attaccarci di nuovo con i robot, quindi dobbiamo ritornare fra 5 minuti. A questo punto, Talon, metti 5 minuti di timer. Va bene, fra 5 minuti ti avviso, forse. Oh, bene, molto meglio. Abbiamo cibo, dovremmo andare a recuperare davvero tante risorse se vogliamo costruirci una base come si deve. Mi dispiacerebbe tipo in mezzo al mare. A questo punto, visto che ci troviamo, facciamo un altro paio di sospensioni, così potenziamo il veicolo. Allora, di parte che cos'è che aveva bisogno? Livello 2, quindi vai. Non c'è acqua, andiamo a prendere l'acqua. Eh sì, non vede l'inventario personale se abbiamo attaccato la cassa. Una rottura. Devo assolutamente piazzare un'altra cassa smart là, sulla colla. Vabbè, ci andiamo a fare una bella immersione. Questo è alto di qua, la sospensione è piazzata dalla 1 in più in alto. E sì, lo devo rialzare anche questo. Quindi, che cosa ho staccato? No. Quindi va rialzato anche questo di 1. Allora, mi serve la pietra. No, mi serve questo qui, il legno. Una cosa così. Perfetto. 3 laterali. Quindi 1, 2, 3. E poi ci piazziamo la sospensione. Un blocco di questo. Poi ci mettiamo perni. E infine le ruote. Poi le ruote le andiamo a collegare al sistema di propulsione, che dovrebbe essere questo. Questo lo capovolgiamo. E questo qui lo mettiamo qua. Le sospensioni le mettiamo al massimo perché lì c'è un sacco di peso. E adesso dovrebbe andare bene. No, con tutto che c'è un sacco di potenza qui non ce la fanno. Vabbè, posso fare un upgrade di un livello. Tanto non mi chiedono tantissimo. Un upgrade di qua. Un upgrade. Sì, lo so, ci sta andando. Un secondo. Fammi mettere questo e vado. Ok, perfetto. Andiamo lì a affrontare. Fatevi avanti. Vi aspetto. E uno è andato. E due è andato. E il terzo. Ah, ce n'è un altro. Vabbè, sì, tutti i componenti, dai, tutti i componenti a grado. Adesso possiamo andare a fare la colla. A proposito, vediamo il veicolo come gira adesso. Guarda come sembra più stabile. Sì, sembra molto più stabile. No, è troppa. Ok, troppa potenza, no bueno. Per adesso funziona. Beh, dai, avanti veloce. Tanto dovrebbero essere pronti fra... circa 13 minuti, credo. E palle. Oh, ed ecco, ci siamo. Sono maturate tutte quattro. Bene, raccogliamo. Perfetto. Oddio, ne abbiamo tantissimi.
tantissimi. In pratica con questo giro abbiamo fatto 15 semi in più, una cosa del genere. Un sacco di red beet, perfetto. Beh, abbiamo risolto il problema alimentare per adesso. Dobbiamo fare qualche esperimento sui limiti che appunto ha il game sulla coltivazione. No, altrimenti ci dovrebbe essere tipo la seed container. Allora, chemical, water, battery container, non ci interessa, fuel container, cioè ci interessano ma non adesso. Ah, potremmo anche farlo, buono. Allora, a questo punto io andrei di... Siccome abbiamo un sacco di metal, io ci andrei a recuperare un sacco di colla, così poi, che possiamo poi costruirne altre, che di quelle non ce ne bastano mai, non ce ne servono tantissime. E poi con la scusa posso anche recuperare un po' di olio. Ci vuole una vita per farmare queste cose. Allora, sì, abbiamo recuperato un bel po' di risorse, tra cui anche un bel po' di petrolio. Non è andata malissimo. Torniamo alla base e andiamole a raffinare, anche perché serve un po' di benza. Ok, non ho capito perché sta craftando ancora. È passato un bel po' di tempo. Ok, allora, dicevamo, ci servono un sacco di colla. Se lo sblocchiamo questo a livello 4. Ah, ok, l'ultimo upgrade è quello finale, da 20 pezzi. Ah, adesso sono curioso. Ok, abbiamo fatto tutta la colla e adesso ci serve un po' di benza. Abbiamo pure il contenitore che ci serviva, ma ne faremo un altro perché ne portiamo due insieme. Sì, però per amore della simmetria, come al solito, lo dobbiamo mettere identico, perfetto. Poi ne facciamo un altro di questi di questo contenitore. Ah, vabbè, stanno andando ad attaccare lì che non c'è in pratica niente. Oh, Cristo, questo sono. Oh, disidratato? Ah, ecco perché. No. Ok, mi fa andare più veloce questo, però non è quello che stavo cercando. Oddio, ma che... che è Doom? Oddio, Doom? Sono tutte idee estremamente carine, ce le potevano far venire gli sviluppatori del gioco invece che aspettare una persona qualunque che si mettesse a sviluppare la mod. Ah, bene. Ne abbiamo fatto un'altra di queste? No. E vi dirò, a questo punto costruiamo anche un gas container, così vi faccio vedere come si collega. Perché questo lo possiamo attaccare dietro al veicolo e poi da dietro al veicolo possiamo dirgli di... a collegarsi al motore. Abbiamo la benzina che viene rifornita costantemente al motore che ci serve. Eccolo qua, questa in pratica è la tanica di benzina che ci permette di estendere il livello del carburante del nostro veicolo. Per piazzarla qua sopra, a questo punto io farei una cosa del genere. Ok, spettacolo, spettacolo. Ah, molto meglio, molto meglio. Cioè, oddio, è sempre abbastanza discutibile il design, però guardate, se possiamo fare così. E abbiamo questi due motori, in pratica, collegati a questa che è la tanica di benzina. Noi se adesso ci piazziamo la benzina, qui a sinistra abbiamo un indicatore che è un cerchio con una goccia nera all'interno. Quello indica semplicemente che sono correttamente collegati a questo. Se noi questo lo eliminiamo, e lo eliminiamo pure di qua, e lo mettiamo direttamente qui all'interno. Ok, perfetto, funziona in questa maniera. Sono collegate, qui può esserci anche zero di benzina, perché tanto la benzina la prende direttamente da questo container. Adesso possiamo andare in giro e sappiamo quanto carburante abbiamo, ed è una cosa estremamente... è super importante, ci aiuta tantissimo. Siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, e grazie ancora per avermi seguito. Se volete sostenermi, iscrivetevi al canale YouTube, spargete la voce, condividete, mettete un like, date un'occhiata al Twitch e venite sul Discord, lì potete scrivermi direttamente e lì ci sono tantissime persone della community che sono veramente persone squisite. Venite perché la community sta crescendo in maniera paurosa ed è una cosa bellissima. Nel frattempo vi informo che abbiamo anche un canale Telegram, dove lì in pratica ci sono le offerte. Quando troviamo delle offerte un po' in giro, le piazziamo lì per farvi risparmiare soldi, anziché andare a spendere ad esempio un sacco di soldi comprando un gioco magari per forza da Steam. E lo stesso gioco lo potete trovare come chiave Steam ad esempio su Instagaming o da qualche altra parte, e se noi troviamo l'offerta ve la condividiamo. Quindi iscrivetevi magari anche lì, perché tanto sia Telegram che Discord sono collegate, quindi le stesse offerte che ci sono sul Telegram ci saranno sul Discord. Però se non volete venire sul Discord, va bene, avete il Telegram. Di nuovo ragazzi, grazie di avermi seguito, e anche se questo video è finito, ci vediamo presto al prossimo video.